Siamo orgogliosi, siamo la prima regione d'Italia a varare un servizio di psicologi di base. Abbiamo deciso l'assunzione con contratti libero-professionali di due psicologi per ogni distretto che abbiamo nella nostra regione. Complessivamente saranno 150 psicologi al servizio delle nostre famiglie, dei nostri giovani. Come sapete abbiamo un tempo molto delicato, abbiamo fenomeni che toccano il mondo giovanile, a volte sono sconcertanti, ma abbiamo tante volte le famiglie e i genitori che non sanno come parlare con i figli, come orientarli. Bene, questo è un servizio di grandissimo valore che onora la regione, onora gli psicologi, onora il servizio sanitario regionale. Ed essere i primi in Italia a far decollare questo servizio ci dà una grande soddisfazione. A livello nazionale non vi è ancora un contratto nazionale con l'ordine degli psicologi, cioè il servizio degli psicologi di base non viene ancora inserito a pieno titolo strutturalmente nel servizio sanitario nazionale. Cioè dovremmo avere degli psicologi lo stesso rapporto che c'è con i medici di famiglia, con i pediatri di libera scelta, avere contratti nazionali che consentano di fare convenzioni per il pieno impiego. Noi intanto partiamo in campagna con il servizio. Se non dovesse esserci una legge nazionale, vuol dire che consentiremo ai nostri direttori generali di assumere in pianta stabile una quota di psicologi nell'ambito delle forze che possono essere assunte pienamente nell'ambito delle nostre ASL. Mi pare davvero un servizio di grande civiltà di cui essere orgogliosi. Inizieremo con l'attivazione di questo primo servizio in Italia, dunque loro si occuperanno di fornire anzitutto un grandissimo supporto all'egregio lavoro che viene svolto e importante sul territorio dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, quindi potranno intervenire sia laddove il medico o il pediatra lo riterranno necessario perché andranno a identificare le richieste dei cittadini come afferenti all'area psicologica e non dunque di natura organica e allo stesso tempo potranno anche garantire un accesso diretto della popolazione, soprattutto in previsione del fatto che oggi ci sono aziende ancora che hanno pochissimi psicologi strutturati, sappiamo anche di situazioni in cui uno psicologo si trova a gestire circa 45.000, assistiti, cittadini, pazienti, quindi questo consentirà soprattutto alle fasce sensibili della popolazione, dunque bambini, adolescenti, anziani e persone con disabilità, di vedere garantito il diritto all'assistenza psicologica. Di fatto la Campania sta legiferando al posto dello Stato, il nostro obiettivo è quello di avere una legge nazionale, quindi di avere una contrattazione collettiva nazionale, così come accade ad esempio per i medici di medicina generale. Questo garantirebbe a migliaia e migliaia, se non milioni di cittadini, di usufruire delle prestazioni professionali degli psicologi e consentirebbe soprattutto anche per i nostri iscritti, andrebbe a garantire una grande copertura a livello occupazionale.